Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il Caffè dello Sport. Iniziamo il preambolo di puntata della Triestina, sicuramente soddisfatta per l'impegno e per il gioco, purtroppo non per il risultato, quell'1-1 col Vicenza dopo una partita per larghi tratti dominata in cui la Triestina non ha avuto la cinicità, come l'ha avuto invece in quel di Pordenone, di chiudere il match e poi ha subito il più classico dei gol dell'ex da parte di Arma. Ma il fattore proprio più importante del match di ieri sera a Rocco è probabilmente quella grande cornice di pubblico, quella curva foltissima e quel ritorno dei tifosi, nonostante il freddo, allo stadio in massa per un appuntamento importante nell'ambito dei cuori rossolabardati che tornano a battere fortemente questo anno del centenario. L'Arma invece sabato sera ha riscattato la sconfitta di Pesaro davanti a oltre 5.700 spettatori, mattatori dell'incontro Cavalieri e Nox, 10 assist per Fernandes e poi l'impronta anche di Coach Del Masson, che come ha detto anche Cavaliero è riuscito a toccare le corde giuste dopo un inizio difficile, prima in un time out e poi nell'intervallo insieme con la squadra, dimostrazione di come sappia incidere sul gruppo. Poi pallanuoto e pallamano, da una parte la sconfitta della pallanuoto Trieste con il Recco, succede però praticamente a tutti ogni giornata contro la corazzata di Ratko Rudic da una parte, dall'altra parte invece la Pallamano Trieste ha ceduto in trasferta con i campioni del Bolzano per 26-19, anche qui tanti infortuni purtroppo per l'alabarda Trieste. Di tutto questo parleremo questa sera con i nostri ospiti, accanto a me c'è Roberto Urizio di City Sport, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E poi Andrea Pecile, direttore tecnico del settore giovanile dell'Alma. Ciao Andrea e bentrovato. Buonasera a tutti. Accanto a lui un altro biondo nostrano, Federico Maracchi, centrocampista della Triestina. Grazie per essere con noi al Caffè dello Sport. Ciao, buonasera a tutti. Mago, come va? Tutto Tutto bene? bene, e c'ho qua il mio pupillo qua vicino. So che ieri sera, durante l'intervallo Triestina-Vicenza, Iota nel foyer, quindi vi siete dati la carica per il secondo tempo sugli spalti. Una bella bacinella, sì. Va bene. Allora, partiamo da Triestina, partiamo dalla gara con il Vicenza, dalle emozioni del Rocco raccontate da Bernardo Gulotta. Davanti a un Rocco delle grandi occasioni, Triestina e Vicenza ieri sera hanno offerto al pubblico una partita davvero piacevole, per buoni tratti spettacolare, con la Triestina artefice di un ottimo primo tempo e un Vicenza che soprattutto nella ripresa è riuscita a ristabilire la parità forte di non essere crollata agli assalti rossolabardati. Dopo i primi minuti di riscaldamento, il primo a centrare lo specchio della porta è Procaccio dalla destra, con grandi a respingere a lato. Petrella alla mezz'ora ci prova col mancino, palla di poco fuori. Qualche istante dopo Procaccio prova il batti e ribatti sotto porta, ma viene murato dal portiere. L'insistenza dei Giuliani è premiata al 38esimo con il diagonale vincente di Procaccio, innescato da una sapiente sponda al volo di Braccaletti. Gol bello e importante per i padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo tempo. Dopo la pausa è ancora la Triestina a farsi avanti. Da un'azione di ribattuta, Steffè tenta la palombella di controbalzo sfiorando l'incrocio. Poco dopo è Sabatino ad avere l'oro tra i piedi sugli sviluppi di un'azione corale, ma il mancino del terzino dell'Unione arriva stanco e non conclude a dovere. Gli ospiti si vedono in area giuliana a seguito di un'azione un po' confusa, terminata con un nulla di fatto, quando il cronometro segna 66 minuti. Segue un tiro fuori misura, sempre da parte dei Vicentini, qualche minuto più tardi, per poi arrivare al pareggio con l'ex alabardato Arma, che dopo il controllo indovina la giusta traiettoria col destro, ferendo la Triestina. La rete è una doccia gelata nella già gelata serata a Rocco. Da qui in avanti nulla da segnalare, se non i tre fischi di Marcenaro che manda tutti negli spogliatoi. L'Unione, bella ma insoddisfatta, esce dal Rocco sotto gli applausi e con un solo punto in tasca. Il calcio è anche questo. Queste le emozioni del Rocco, chiaramente si sperava nel risultato pieno, il gol di Arma ha gelato ancora di più l'atmosfera. Maracchi, una Triestina però intensa, che ha lottato fino alla fine, che ha costruito tante occasioni in un primo tempo in particolare letteralmente dominato. Poi quel gol che ci ha lasciato tutti un po' con l'amaro in bocca. Sì, hai detto giusto, abbiamo fatto un primo tempo praticamente perfetto. Devo fare i complimenti ai miei compagni perché era in un momento difficile con tanti infortuni e si sono fatti trovare tutti quanti pronti. Dopo peccato perché il Vicenza non ha creato niente di che, Arma si è inventato questo gol e
E stiamo parlando di un pareggio che poteva essere 3 punti. Certo, poi su 2 tuoi compagni volevo anche la tua opinione. Da una parte un Lambrughi che pur con il fastidio al ginocchio ha fatto una partita monumentale in difesa, e il giovane Procaccio che in queste gare in cui Granocci non è disponibile non lo sta assolutamente facendo rimpiangere, anzi ha segnato 2 gol decisivi a Pordenone e ieri a Rocco. Sì, Lambrughi ha fatto praticamente una partita perfetta. Una personalità, una sicurezza nei propri mezzi incredibile, sta migliorando partita dopo partita, anche se si porta avanti sto problema al ginocchio, ma tiene duro perché senza di lui è dura. E di Procaccio è una conferma, ma si vedeva subito dal ritiro che il ragazzo aveva delle grosse qualità, poi è un ragazzo serio che si impegna sempre e sempre a disposizione del mister, quindi sono contento anche per lui. Federico, come avete vissuto questa settimana? Perché è chiaro che la partita con il Pordenone, una vittoria su calcio così difficile, con quella intensità, vi ha dato, credo, anche grande convinzione nei vostri mezzi e c'è stata tanta gioia che è esplosa sul campo della squadra di Tesser dopo quel risultato conquistato con Pordenone e che ha portato la Triestina temporaneamente al primo posto in classifica. E presto ci sono tante contendenti, però credo che siano quelle partite che, come dire, costruiscono l'identità. Sì, è presto, siamo appena alla 12ª partita, quindi il campionato è ancora lunghissimo, però siamo sulla strada giusta, stiamo migliorando sempre di più e si vede in partita. Il primo tempo ne è la conseguenza di tutto questo lavoro che stiamo facendo. Ovvio il campionato è molto lungo, però bisogna continuare così, con questa intensità, con questa concentrazione che mettiamo durante la settimana, e speriamo di rimanere là nei piani alti della classifica. Mago, abbiamo vissuto in diretta qui al Caffè dello Sport in studio le emozioni di Pordenone, poi ieri a Rocco la Triestina ha costruito veramente tanto, forse in un paio di contropiedi nel secondo tempo si poteva chiuderla. Ma io partirei da Pordenone, dove ho detto anche l'altra volta abbiamo fatto una partita intelligente, una partita, diciamo, diamo merito al mister che ha saputo fare i cambi nei momenti giusti, è stato, diciamo, attento in tutte le situazioni. Poi quel pizzico di fortuna col gol del nostro ragazzo centravanti è stato, diciamo, un mezzo regalo della dea bendata, però meritavamo comunque. Se alla fine si pareggiava non potevamo dire niente. Ieri una partita maiuscola, una partita che ha dato, diciamo, specialmente il primo tempo, spettacolo veramente. I ragazzi, pur meno mati sulla carta, perché mancavano 3 pezzi da 90, più un Lambrughi che è, diciamo, sofferente, sta giocando alla grande. Io lo chiamo il Baresi della Triestina, perché veramente c'ha quella calma, quella disciplina, è proprio il classico, chiamiamolo il libero, che di una volta... Che oggi risolve le situazioni. Oggi difficili. È un centrale. Poi questo è un merito anche del nostro, diciamo, milanese, che ha saputo costruire una squadra dove, vedi, ieri mancavano, a parte Maracchi, ma c'era anche Mensah, mancava il nostro argentino, eppure i sostituti non hanno fatto rimpiangere. Veramente sembrano dei cloni, però questa è una grande squadra e io, siccome penso sempre positivo, faccio dei pensieri, me li tengo per me, importanti. Prima di passare anche all'analisi di Roberto Urizio, volevo chiedere a Andrea Pecile, che sta seguendo in diretta in questo momento la partita di Cantù, per quanto riguarda la 1 di basket, Red October Cantù 37, vittoria Libertas Pesaro 43. Cosa sta succedendo in campo? Ma mi sembra che Pesaro sia abbastanza in controllo della partita. Sicuramente i giocatori di Cantù la butteranno sull'energia, sui rimbalzi in attacco, sull'intensità, per provare a far loro 2 punti in una situazione comunque societaria precaria, o almeno quello che traspare dalla stampa, ecco, nazionale. Penso che saranno tutti, anche il nostro staff sarà a guardarla, visto che giochiamo certo la prossima in casa a mezzogiorno contro Cantù. E per cogliere un po' di spunti, insomma, di dove poter far male a Cantù, ecco. Partita tra l'altro che dimostra ancora una volta il livellamento di questo campionato di A1, no? dopo le prime tutte possono vincere con tutte, giusto? Sì, credo veramente che la differenza, come se ne parlava all'inizio della stagione, tra le squadre che faranno i playoff e quelle che si salveranno comodamente, sarà veramente
Io credo addirittura in una partita sola, perché di anno in anno il livello generale è veramente sempre quello, no? Per cui la fascia grande di squadre in una partita veramente si può, una vinta in più ti può portare al sesto o quinto posto, e magari una sconfitta o una differenza canestri magari anche abbastanza grande ti porta giù in classifica, magari arrivi dodicesimo, ecco. Certo, dai playoff alla zona a ridosso delle ultime, proprio in un battito di ciglia. Allora, torniamo alla Triestina, Roberto Urizio. Ieri sera, grande atmosfera a Rocco, Triestina che ha dato forse anche tutto nel primo tempo e poi nel secondo mancava anche un po' di energia, ma soprattutto Pavanel si girava e non aveva grandi soluzioni, no? Certo, indubbiamente Triestina ha fatto una partita bellissima, forse la migliore dell'anno per certi versi, viste anche le assenze, e poi però è chiaro che mancava un po' la possibilità di fare qualche cambio per tenere alto il ritmo, ma questo era immaginabile, quindi ci sta anche che poi negli ultimi minuti mancava appunto un po' di energia, il Vicenza ha potuto stare un po' più alto e la Triestina si è abbassata un po', ma ripeto, ci può stare. Quello che mi piace è che questa squadra sa cambiare pelle, perché giocare con Granocci e Mensah o con Braccaletti e Procaccio fisicamente sono due cose diverse, però abbiamo visto che poi il prodotto non è cambiato e hai saputo fare una partita, diciamo, in trincea, di sofferenza se vogliamo, come Pordenone, e una invece di qualità con gioco palla terra come ieri con il Vicenza. Quindi questa capacità di interpretare le situazioni, di giocare in maniera diversa a seconda di chi è in campo e di come si mette la partita è un dato secondo me molto, molto importante e molto positivo. Via col basket, Alma impegnata appunto, come abbiamo detto, con Trento, capace di riscattarsi sul parquet amico, mentre a Cantù è finita metà partita. Andrea Meiuti come 45, risultato che me lo sono perso, vabbè, lo recuperiamo. 4-5 Cantù, 4, quindi 45 Cantù, 47 Pesaro in vantaggio di 2 punti all'intervallo. Andiamo a vedere invece cosa è successo a Trieste sul parquet di casa nostra tra Alma e Trento. Uno ha girato l'Italia del basket, l'altro mezzo mondo. Il primo è nato a Oggiono in provincia di Lecco, il secondo a Tuscaloosa in Alabama. Il nostro è cresciuto a Latte e Pallacanestro Trieste, quello sulle sponde del Black Warrior, ha vinto un campionato bielorusso e tirato a canestro pure in Malesia. Il piccolo che tira da lontano è il lungo con movimenti all style. Daniele Cavaliero e Justin Knox, i due protagonisti del riscatto Alma con Trento dopo la scoppola rimediata a Pesaro. Una squadra ancora alla ricerca di un'identità, complice gli infortuni a grappoli, ma capace di trovare comunque qualcosa in più quando gioca davanti al proprio pubblico. 5.748 motivi per non lasciarsi andare a fronte di una brutta partenza, a quei 10 minuti di confusione che la fanno scivolare sotto in doppia cifra pagando le conclusioni di Marble. La tripla del friulano Mian porta 11 il vantaggio ospite, il massimo in questo match. La reazione dell'Alma arriva dall'arco con il rientrante Sanders, Strautis e Fernandez, capaci di ricucire lo svantaggio a suon di triple. Sul 33 pari si innesca pure il professor Peric, sempre capace di trasformarsi in un rebus per le difese avversarie. Nella gara che registra anche il rientro e di fatto l'esordine a 1 per Matteo Daros, la ripresa parte sul 37-38. L'Aquila Trentina, capace di sorprendere l'Italia dei canestri negli ultimi anni, ha ancora energia per riportarsi sul più 5. Poi i ragazzi di Dalmasson cambiano definitivamente marcia. Il parziale recita 19-2 con un Knox che imperversa in area pitturata costruendo il ventello personale, mentre Cavaliero e Strautins colpiscono da fuori. Si entra nel quarto finale sul 60-50. Il giovane Mian prova ancora a dare la scossa agli ospiti, ma Trieste chiude i conti con autorità. Si va con lo spettacolare Mosley in alley-oop e poi due volte da Dani Cavaliero, che sigilla la quinta tripla di giornata. 74-61, terza vittoria su 4 in casa, e domenica si torna a giocare sul parquet amico con Cantù. Niente di meglio per alimentare fiducia e amalgama.
Allora, dei meriti di coach Dalmassone abbiamo parlato per quanto riguarda questa partita anche in apertura, ormai da 9 anni a Trieste, ma permettetemi di rivolgere anche un messaggio in diretta dopo la brutta parentesi della passata stagione, quando anche per nostra colpa dei messaggi pesanti apparirono insomma qui al Caffè dello Sport dopo l'uscita dalle finali di Coppa Italia, che determinò anche tutta una serie di polemiche. Evidentemente allora il filtraggio non funzionò a dovere, e ci dispiace davvero molto, come abbiamo già sottolineato in altre forme. Questo non solo per le qualità tecniche di Dalmasson, che ha portato l'Almina 1, ma soprattutto ha saputo tenere botta quando la situazione era difficile, quando non c'erano budget importanti come ora e quando insomma bisognava anche con i ragazzi di, del vivaio portare a casa la salvezza in, in A2, ma soprattutto per l'uomo Eugenio, che insomma ha sempre dimostrato che il lavoro quotidiano, l'attaccamento a società, squadra e amore per la città, tutti sbagliano, chi in campo, chi in uno studio televisivo, quindi ci sembrava giusto dire questo, come sempre insomma con il cuore che anche noi ci mettiamo come giocatori in campo, anche noi dietro gli schermi televisivi. Andrea, andiamo alla partita, vittoria importante perché dopo Pesaro c'era la necessità di una reazione, inizio di partita difficile con Trento e poi portati a casa 2 punti con tutto sommato anche autorità nella seconda parte di partita. Sì, mi sembra che hai fatto un'analisi correttissima. I ragazzi avevano voglia di fare un certo tipo di prestazione. È chiaro che all'inizio Trento ci ha messo in difficoltà ed è stato Daniele che ha sbrogliato un attimo la matassa con 8 punti, credo, nei primi 5 minuti, per cui ci ha tenuti lì. E poi è venuta fuori un attimo quello che è anche il Morbin, no? Che il classico nostro appiglio quando le cose magari non funzionano, quando magari le percentuali di tiro non sono così eccellenti come nelle partite in casa precedenti. E quindi siamo riusciti a metterla sulle palle vaganti, a recuperarle noi, sui rimbalzi d'attacco, su una buona rotazione di palla, difesa asfissiante che ha portato a tanti errori anche da parte di Trento, per cui dopo un buon margine, secondo me è stata veramente una partita anche ricca di significati, il ritorno di Daross è chiaro che è una cosa importantissima per la squadra e di nuovo un'ulteriore prestazione importante in attacco di Knox che fa vedere insomma di che pasta è fatto, ecco. C'è talento. Tra l'altro, Andrea, questa prima parte di stagione, che è stata contrassegnata chiaramente dagli infortuni a grappoli, ha però proprio in questo momento evidenziato le qualità di altri giocatori che in parte, per esempio, magari non ci aspettavamo a questo livello. Strautins su tutti, che insomma ha dimostrato grandissima personalità, ma penso anche a Fernandez, perché giocatore importante in A2, era la prova della A1 e partita dopo partita sembra fare sempre quel gradino in più. Ieri 10 assist. Sì, 10 assist, 10 punti, è stato anche molto concreto in attacco a Pesaro, se non ricordo male, che è andato anche lì in doppia cifra abbondante. Juan per struttura fisica l'avevamo sempre detto negli anni di A2 che forse avrebbe patito meno magari la fisicità della A1 rispetto magari a playmakerini di taglia più minuta in A2. Io sono molto contento per lui perché vedo che si applica molto, ha dato veramente molta qualità al nostro gioco e vedo che con Chris Wright formano una coppiata, no, di playmaker che hanno ovviamente caratteristiche diverse. Sono complementari, seconda, diciamo. Esatto, a seconda della partita, dell'avversario e tutto. Mi sembra che hanno anche giocato diversi minuti assieme a Pesaro, quindi e anche nel prestagione o a seconda un attimo degli infortuni. Pian pianino speriamo veramente di recuperare tutti e vedere la squadra al completo, perché penso che può essere una stagione davvero interessante. Ascolta, su Strautis però è stato proprio, se non sbaglio, il coach Dalmasson dare l'indicazione di prenderlo. Hanno visto veramente giusto, perché credo nessuno potesse aspettarsi un impatto pronti via così. Beh, la fiducia che il ragazzo ha avuto, che si è costruito lui nel prestagione e ha portato avanti specie nelle prime partite, era veramente impressionante, perché non sbagliava un tiro né una scelta,
Poi un attimino magari, sai, la 1 veramente ti studiano, sono stati un attimino più attenti anche su cosa toglierli per metterlo in difficoltà, e lui sicuramente troverà un modo per rispondere e trovare altri modi di essere utile alla squadra. Piazzato mi sembra che abbiamo capito che uno che la mette, per cui... Ricordiamo 19 anni. Certo, quindi, cioè, appunto, in A1, no? Appunto. Quindi ripeto, sicuramente un'ottima aggiunta e tanto di cappello, insomma, no, a tutta la società che ha lavorato per prendere un prospetto del genere. Se vado a memoria di mercato estivo mi sembra che sia anche firmato con un triennale, per cui... Certo, quindi insomma, però vado a memoria così. Un investimento sul futuro comunque, certo. Comunque molto, molto importante. Tra l'altro, Andrea, Pala Trieste, ora Allianz Dom, devo sempre pensare perché sono cambiati parecchie volte i nomi, allora rischio di sbagliare. Rimane sostanzialmente un fortino, perché anche la sconfitta con la Virtus, tra l'altro all'esordio, no, è stata una partita in cui Trieste è arrivata sul filo di lana per vincere, addirittura con quel fallo contestato di Knox che insomma avrebbe potuto cambiare le sorti del finale, quindi 3 vittorie su 4, e quella che si è persa per quel gran tiro dell'esterno. Beh, anche una prestazione di Punter Virtus, che mi sembra che Punter, ha fatto veramente 28, non sbagliando, con 9 su 9 del campo, quindi insomma è chiaro che in A1 ti capitano anche di giocare contro giocatori che qualche serata... quando la prendono in questo modo veramente c'è poco da fare. Però, ripeto, adesso mi sembra una bellissima occasione avere in casa Cantù a un orario comunque strano, no, perché a mezzogiorno comunque un orario strano, ma insomma avere due partite in casa e consolidarsi un attimo magari può dare ancora più sicurezza alla squadra per poi andare ad affrontare partite toste e impegni in trasferta. Roberto, c'è un po' quasi un parallelo tra Alma e Triestina, no? Una situazione di infortuni che arrivano uno dopo l'altro, ma entrambe le società, l'Alma di più perché ne ha avute di più, ma anche la Triestina dimostra comunque in qualche modo sempre di poter reagire, no? C'è quasi un parallelo in questo momento. Sì, sì, assolutamente. D'altra parte bisogna farlo, ci sono gli infortuni... ci sono e devi, però le partite non è che non le giochi perché sono gli infortunati, quindi bisogna tirare fuori le energie, le risorse, le sorprese, come appunto può essere Strautins o i minuti in più di Fernandez. Pian piano poi i giocatori speriamo ritorneranno e tutto questa sofferenza, diciamo così, magari tornerà utile, perché poi saranno tutti ben rodati quando il campionato andrà avanti. Per la Triestina abbiamo già visto, insomma, che le riserve, chiamiamole così, o i sostituti, dai, le riserve forse è sbagliato, sono all'altezza. Nell'Alma direi che insomma chi ha giocato, tutto sommato, al di là appunto della prestazione di Pesaro che è stata negativa, però insomma tutto sommato le cose stanno andando anche abbastanza bene, quindi evidentemente le squadre sono state costruite con buon criterio per fare fronte anche ai problemi che poi si possono presentare durante la stagione. Allora, andiamo a sentire mister Pavanel subito dopo la partita col Vicenza in sala stampa. Era lì a bordo campo con giubbotto, berretto e pettorina, che però avrebbe voluto spogliarsi e giocare anche lui, tale il suo entusiasmo, la sua carica a bordo campo. Sentiamolo in sala stampa. Sì, sono molto contento, sì, è stata una grande Triestina, secondo me, veramente per larghi tratti molto 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 bene. Sinceramente non ho appunti da fare alla squadra, onestamente oggi mi è piaciuta tantissimo, giocando palla a terra, entrando in triangolazioni, stiamo crescendo davvero tanto e l'epilogo del risultato sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta, però Trieste sa apprezzare, è una città che sa di calcio, sa apprezzare quando una squadra dà tutto e esprime calcio, l'abbiamo sentito anche prima, anche ieri ho visto dei caroselli nelle macchine in città, era tanto che non si vedevano, cioè vuol dire che stiamo dando qualcosa e la città lo sta recependo, quindi continuiamo così. Abbiamo avuto anche 2-3 ripartenze nel secondo tempo, siamo arrivati lì, abbiamo sbagliato il controllo, ci è rimasta un po' sotto, però onestamente abbiamo fatto una gara praticamente quasi perfetta, perché loro non abbiamo concesso neanche una palla facile. Il gol è una palla effettivamente che resta lì per 2 respinte corte, però Rashid la mette nel 7, è un tiro dai 20 metri, insomma. Ma una prodezza,
quindi quando si prende un gol così di allargare le braccia. Dopo c'è sempre il rammarico, dice sempre che dovevi chiuderla, ma in realtà le partite puoi vincere anche 1-0, non è che devi fare per forza. Quello che ci deve dare la forza è proprio come avevamo maturato il vantaggio, come avevamo gestito anche tanti giocatori, insomma, che non giocavano da un po', comunque non giocavano la prima titolare da tanto tempo, invece sono stati bravissimi, perfetti. Niente da dire, sono molto orgoglioso, ma invito comunque i ragazzi, per lo sanno come lo penso, a prendere tutto il positivo che abbiamo fatto oggi e a metterlo in corpo per andare a prenderci quello che ci spetta a San Benedetto, che andiamo a incontrare non solo una squadra che ha battuto la Feralpi, ma abbiamo a incontrare un allenatore che conosciamo bene, è stato il mio maestro, quindi è una partita sicuramente difficile. Andiamo lì però convinti che possiamo giocarci le nostre carte. Queste le parole di mister Pavanel. Mago, dice Pavanel, ogni tanto si può vincere anche 1-0, e in effetti la Triestina è il primo attacco del campionato con 19 reti e quasi abbonata ai due gol a partita, ma effettivamente ogni tanto si può portare a casa l'intera posta anche così, non ha torto il mister. No, lui è un lavoratore instancabile e molto meticoloso. Abbiamo già lavorato assieme anni fa, prepara tutta la partita benissimo e adesso si è anche invecchiato perché è talmente teso, come hai detto tu, avrebbe messo su calzoncini e maglietta, avrebbe fatto ancora un po' da bella figura. E lui è meticoloso, cioè ha visto che c'ha una squadra e come ha detto sempre lui, ci dobbiamo stare sempre nei piani alti della classifica. Aspettiamo la fine di giorno d'andata per dare, diciamo, un giudizio, non dico definitivo, ma per vedere anche le altre squadre che dobbiamo incontrare. Tra l'altro domenica abbiamo la San Benedettese, che è una società con un presidente un po' pazzo, e quest'anno sta andando male, però domenica ha battuto il Feralpi Salò. E quindi insomma un'altra partita molto molto difficile. Federico, Pavanel è un po', se il pubblico è il 12° uomo in campo, lui è il 13°, nel senso che è lì proprio, penso che quello che è sulla fascia vicino a lui ha un'orecchia. Sì, sì. Speri sempre di giocare dall'altra parte. No, a parte gli scherzi, sì sì, il mister ci mette il cuore soprattutto e si vede, e noi siamo lo specchio di quello che ci fa lavorare durante la settimana. Ci tiene tanto perché comunque qua della zona vede che comunque quello che trasmettiamo alle persone fuori, infatti c'è un riscontro del pubblico e tutto questo è positivo per la città. Tra l'altro tu fai parte del reparto che ha fatto segnare il vero cambio di passo quest'anno della Triestina, perché chiaro è arrivato Granoce, Procaccio interessantissimo attaccante, ma il reparto di centrocampo ha fatto veramente un balzo in avanti rispetto alla scorsa stagione. E tra l'altro sia tu sia Beccaro, non so mai dove Beccaro. Mettere l'accento insieme a Coletti, siete tutti giocatori che chi magari Coletti su punizione, voi con gli inserimenti, siete sempre propositivi e anche pericolosi in zona gol, no? quel quid in più che l'Unione serviva. Sì, sicuro. All'inizio della stagione avevamo iniziato a giocare con un centrocampo a tre, che sia io che Becca avevamo la possibilità di spingerci molto di più. Adesso con il centrocampo 2 Becca sta giocando esterno, sinistro, trequartista, quindi è molto pericoloso là davanti. Io ho comunque con Coletti là in mezzo fermo, ho la possibilità di sganciarmi, quindi i gol fino adesso dei centrocampisti sono venuti. Ecco, tra l'altro poi di Mago? Molti gol di testa e tra l'altro Pavanel che non ha paura anche di cambiare, no? A partita in corso, di modificare l'assetto tattico, di mettere un uomo in più per cambiare modulo, per spingere più sulla fascia, no? Cioè è un allenatore che si adatta molto al tipo di partita. Sì, perché comunque gli avversari ci studiano e sanno tutte le caratteristiche dei vari giocatori, quindi bisogna trovare un modo per sorprenderli, e infatti settimana lavoriamo per adattarci a quello che può succedere a domenica. Quando rientra il Diablo e quando rientri tu e tutti gli altri, ci fai un punto della situazione infortunati? Ieri mensale abbiamo visto con le stampelle, se non sbaglio. Ma io ho avuto una frattura composta per fortuna della clavicola, quindi sono stato a riposo questa settimana, ma già da stamattina ho iniziato a fare la cicletta, un po' di forza per tenermi in movimento, per essere pronto quando mi daranno il via libera, quando si sarà formato il calo osseo.
e Mensa e Granoccia hanno dei problemi muscolari, ma anche loro sono sulla via di guarigione. Bene, quindi presto in campo. Allora, prima di vedere le interviste anche dal Palatrieste con Cavaliero e Mauro in un inedito tandem in sala stampa, sfruttano la competenza di Andrea, Cantù 47, Pesaro 48, si è trasformato in un punto a punto. Sì, vedo che Pesaro è rimasta comunque aggrappata alla partita grazie alle percentuali di tiro da tre punti, non ultima questa che hanno appena segnato, quindi pur perdendo più palloni riescono comunque ancora ad essere avanti di quattro punti. Cantulla sta mettendo un attimo, come ti avevo detto, sull'intensità e sul magari riscaldare l'ambiente e tentare di buttarla sull'energia per rimanere in partita, ecco. Bene, allora poi vi daremo naturalmente gli aggiornamenti, Cantù 47, Pesaro 51, anche perché Pesaro l'ultima partita giocata in trasferto, Cantù la prossima a Trieste a mezzogiorno. Andiamo a vedere Daniele Cavaliero e l'amministratore delegato di Alma Trieste Gianluca Mauro in sala stampa. Ma siamo felici ovviamente, ci sentivamo responsabili di una brutta partita, un brutto approccio, poca intensità e giustamente, come ha detto il coach prima della partita, noi ci siamo messi da soli in questa situazione e noi abbiamo la responsabilità ma anche la possibilità di tirarcene fuori e l'abbiamo fatto con una partita molto positiva di squadra, abbiamo fatto 23 assist e Fernandez 10, super. Cosa che invece ne avevamo fatti 6 o 4 se non sbaglio a Pesaro, quindi significa che ci siamo passati un po' di più la palla. Abbiamo ottenuto una squadra di rango a 74 punti, siamo felici, non abbiamo fatto niente, nel senso non è che abbiamo vinto la Coppa del Mondo, però è stata un'ottima risposta alla partita di Pesaro. Beh, io mi associo a quanto dice Daniele, ma voglio entrare nel merito di questo. Tra l'altro, insomma, abbiamo visto tutti la partita di Pesaro. Io penso che tutti, posso usare il plurale anche per i presenti in sala, ci siamo resi conto di quanto male avessimo giocato. E qua, insomma, ci siamo ricompattati, siamo tornati in squadra, abbiamo difeso e abbiamo fatto i punti. Quindi, al di là dei singoli, io penso che oggi la squadra, su squadra lunga, tutti abbiano dato il loro apporto, da Daros che insomma vedeva il campo dopo diversi mesi, fino a Daniele e Justin, insomma, che hanno fatto, penso, da mattatori senza togliere nulla a nessuno. Quindi bravi soprattutto perché abbiamo immediatamente chiuso la porta della partitaccia e adesso speriamo insomma di riaprire, di tornare in questo nostro viaggio che ci tengo a sottolineare deve essere quello della salvezza e non deve essere magari come dire ricco di velleità che come ben vedete questo campionato non ti dà la possibilità di avere in questo momento insomma. Quindi io sono contento dei ragazzi, sono contento del lavoro che io questa settimana, insomma, dopo tanto tempo sono stato un po' più presente, quindi sono proprio contento di come si sono approcciati, di come hanno lavorato e poi, insomma, alla fine se si lavora bene il risultato viene. Allora, ci ha raggiunto in studio Elia Spadoni della Pallanuoto Trieste, che ora il nostro Andrea Garbin perfettamente sta microfonando. Io vado da Andrea Pecile per parlare anche della partita, tra l'altro del suo amico del cuore Daniele Cavaliero, 5 triple di cui 2 nel momento più importante della partita, leadership in campo e veramente un giocatore che sta dimostrando insomma, che la 1 è la sua casa, insomma, detta in termini forse un po' rozzi, ma insomma. Sicuro, insomma, è già, penso che anche riesca a godersi con più serenità questo campionato di A1 dopo comunque essere venuto a Trieste col peso di voler riportare o contribuire a riportare la sua città, la nostra città in A1 ed è chiaro che vederlo soffrire per certe sconfitte dell'anno scorso magari erano così, le sentivo un po' più pesanti, no? Perché l'obiettivo da raggiungere
era chiaro, era stampato, ma era raggiungerlo a tutti i costi. Adesso vedo che raggiunto l'obiettivo non è a pagamento, ma è semplicemente godersi il giusto palcoscenico, no? E ti dico, sono contentissimo per lui del campionato che sta facendo, perché è veramente, ma penso che per tutta la città, vedere, no, un triestino fare questo livello di campionato, come così sta giocando benissimo Ruzier a Cremona e Tonuta a Venezia, quindi insomma siamo veramente contenti. Quando mi sono rotta la clavicola mi hanno messo le bretellone che mi tiravano indietro le spalle, Federico. Benissimo, sì, anch'io c'ho una cosa che mi tira indietro. Sei dotato, va bene, siamo a posto. Tra l'altro volevo chiedere a Andrea, no? Mentre salutiamo Elia Spadoni, che forse adesso riusciamo a inquadrare, ciao, che è arrivato in studio, poi parleremo anche di pallanuoto, ciao Elia innanzitutto. Andrea, i giocatori spesso dicono, quando finisce la partita, magari poi nel giro di un paio di giorni, si dimentica anche la grande prestazione, eccetera. Però quella partita finale di Casale, quelle bombe di Cavaliero, essere il triestino che sigilla quella partita più importante dell'anno nella partita decisiva per la promozione, non mi puoi dire che quella si dimentica, no? Quella penso che è rimasta incisa a fuoco. E credimi che glielo ricordo spesso, perché lui tende, anche durante l'estate, quando magari qualcuno lo fermava o ancora gli diceva grande quella partita, MVP e tutto, lui quasi così, un po' per umiltà, un po' per anche per come è fatto lui, non so se trasmetteva veramente di godersi la fine in fondo, per cui farglielo notare, ricordarglielo, secondo me è una bellissima cosa, perché rimarrà per sempre, ragazzi, quelle sette bombe, ed erano tutte per noi, per la città, per tutti quei 14 anni che lui ha passato, anche perché lui e Paoli erano là presenti quando è successo, no, il fallimento e tutto, riportare, ma hai anche altre persone che adesso sicuro mi dimentico, ma comunque per tutti ritornare in Aosta. Bussani c'era sicuramente. Esatto, c'era Bus, che adesso salutiamo in vacanza a prendere il sole, ma ripeto, tutte quelle bombe sono state, c'erano dei motivi sotto, per cui Dani è stato strepitoso, sono contento che questa prestazione resterà per sempre nei cuori rosso labardati. Anche perché Roberto un triestino non l'ha mai fatto, cioè abbiamo avuto tanti, no, protagonisti di promozioni di momenti storici, ma mai un triestino così determinante in una gara decisiva, mentre tu sei con gli occhi tra Cantù e Pesaro, 60-51 per Cantù, ha messo le mani in maniera più pesante sulla partita. Beh, indubbiamente insomma quella partita è stata così, sembrava una sceneggiatura, non una partita, insomma, giusto. E io credo che, io ho avuto modo di intervistare proprio Cavaliero prima della stagione, ricordargli quella partita, insomma, magari come dice Pecile giustamente un po' si schernisce per, così, davvero, per non fare, godi, però, Dani, però, si vede che... Che la sente, che insomma penso che video, YouTube, eccetera, li guarderà spesso, insomma, anche se non lo dirà nessuno. Insomma. Vabbè, è uno che gode interiormente. Esatto. Allora, andiamo in pubblicità, così poi rientriamo con la pallanuoto, ma prima, Pecile, che calze hai, chiedono oggi, perché qua oggi questo trend. Oggi ha le calze visto che, di Knicks. Visto che andiamo così male, io sempre sostengo i ragazzi, i miei New York Knicks, li sostengo da anni. Sei come Buffa che ti fava Clippers quando i Clippers arrivavano mai neanche ai playoff. Insomma, sei uno che ci crede. L'altro era Parks che viaggiava con calze. Infatti, queste tra l'altro me le ha proprio regalate Jordan. Le facciamo vedere, chissà dalla regia queste, se riusciamo. Queste me le ha regalate proprio. Le calze dei Knicks. Poi le bretelle di Maracchi, separata serie, che è un bel ragazzo, chissà che. No, c'è la fidanzata fuori, per l'amor di Dio. Eccole qua, le calze dei Knicks. Eccole qua, vabbè. Pecile è un altro che resiste sul fronte delle squadre meno pronosticate. Pubblicità, poi la pallanuoto. Oggi come sono le calze. Puoi tenere la kill. Bentrovati, seconda parte del Caffè dello Sport con Elia Spadoni, attaccante della pallanuoto Trieste.
per parlare dell'ultimo impegno, sconfitta con Recco, che però insomma vale un po' per tutti in questo campionato, è sostanzialmente un allenamento di lusso, no Elia? Assolutamente. Contro questi talenti fenomenali che insomma sono orientati in prospettiva sostanzialmente alla Coppa Campioni, no Elia? Assolutamente. Ecco, che cosa significa però per voi questo tipo di gara dal punto di vista dell'intensità, della qualità anche del miglioramento rispetto ad avversari così complessi per preparare quelle che sono poi le partite che contano per la classifica? Beh, di certo noi tutta quanta la settimana abbiamo avuto una preparazione atletica diversa, perché al sabato sai che non vai a giocarti nulla, quindi hai la possibilità di caricare un po' di più, di mettere un po' più di benzina all'interno per le partite che verranno dopo, quindi questo va detto. In più contro il Recco giochi sempre con una forma di rispetto nei confronti di gente che ha vinto una o due Olimpiadi, perché il Recco è una squadra costruita per vincere la Champions, formata da campioni di caratura internazionale, e quindi è bello potersi confrontare con gente così forte che ha vinto così tanto. Ovviamente ti dà onore. Dopo c'è quel senso di impotenza in acqua mentre giochi, mentre provi a fare le cose, provi a fare i tagli, le entrate, però è bello confrontarsi con loro, e comunque a livello di squadra ti permette di vedere l'obiettivo, perché ogni giocatore ambisce a quel livello là. Cioè confrontarsi con il pari ruolo e dire devo aggiungere questo. Devo raggiungere quello, perché quello è il massimo livello che puoi raggiungere come qualità. Quindi di certo fa sempre piacere sfidare il Recco. Allora, mi scuso con la curva Furlan, io farei vedere tutte le coreografie del mondo, palazzetto e stadio. Non giriamo noi le immagini, quindi non ci sono. Eleven Sport si occupa della C1 e di conseguenza paghiamo per quelle immagini che vedete, che molti dicono, è stato scritto anche sul quotidiano locale, non sono affatto granché. Quelle sono, paghiamo, e quelle sono. Alma, stesso discorso, gira il service per quanto riguarda Eurosport, e noi acquisiamo il diritto di cronaca, e quindi quello che vi facciamo vedere, vi assicuro che se c'è una immagine di una coreografia, una immagine dei tifosi nel servizio, io e Bernardo le mettiamo sicuramente, quindi non è purtroppo una cosa che possiamo scegliere. Elia, facciamo però, tu che sei anche insomma uno che sa raccontare bene la situazione, un po' il punto del campionato della Pallanuoto Trieste, che ha cambiato tanto a partire dall'allenatore che poi sentiremo, di questo primo scampolo di campionato. Beh, allora penso che sia all'occhio di tutti il fatto che quest'anno la 1 è un campionato bellissimo, perché tolte le prime tre squadre che come ogni anno fanno il campionato a sé, che sono Recco, Brescia e Sport Management, tutte le altre sono a un livello molto simile, e quindi ogni giornata del campionato non ci si sa che cosa aspettare, non sai neanche le altre squadre cosa possono fare. Il fattore casa diventa determinante, e per noi lo sarà, e dovremo cercare di giocare al meglio possibile di fronte al nostro pubblico, e così faranno anche le altre squadre, perché veramente questo campionato qua, a differenza degli scorsi anni, è veramente veramente uniformato, e non esiste più la squadra cuscinetto, quella che batti e sai già che retrocederà, non esiste più. Quindi c'è molto da fare, bisogna... Elia, hai la fidanzata? Ah, ma questa domanda capita sempre, eh. Assurdo. Beato te, scusa, se capita sempre, insomma. A me al mago non lo chiedono. Vabbè, boh, Elia, fai tu, insomma. Ah, sì, assolutamente. C'è? Ah, boh, no, perché sai, magari dopo bisogna tornare a casa anche dopo, attento. Vabbè, poi sentiamo Bettini in una seconda fase. Ho visto uno schiaccione Andrea Pescile di Cantù, che è in vantaggio di 6 punti, 72-64. Sì, è un po' quello che avevo pronosticato, nel senso delle palle perse di Pesaro non trasformate in canestri facili di Cantù. E finché le percentuali di tiro di Pesaro sono rimaste alte, rimaneva in partita. Adesso vedi, l'intensità comincia a farsi sentire. Tra l'altro Andrea, tu hai giocato a Pesaro e con una grande squadra di Pesaro. Io ti ho visto tra l'altro anche all'Opera nel palazzone di Pesaro. Che ricordi hai? Perché eri giovane proprio. Certo, ho fatto 3 anni lì, che
mi hanno fatto capire, guarda, riprendo un attimo magari proprio il discorso che ha fatto Elia nel sfidare i più grandi e i campioni. Io mi sono ritrovato a 20 anni in una squadra che giocava per arrivare comunque in finale scudetto, giocare i primi 2 anni dell'Eurolega, quindi giocare contro il massimo livello, e per me è stata capire dove volevo arrivare. E quindi confrontarmi ogni giorno contro gente come Melvin Booker, avere i consigli di Walter Magnifico, vedere l'elite del basket e giocare contro la Fortitudo, la Virtus, la Treviso di quegli anni, è stato veramente segnare dove il livello che volevo raggiungere. Certo, è stato un momento molto importante. Allora andiamo invece in sala stampa del Triestina, sentiamo i due migliori in campo per quanto riguarda l'Unione, Lambrughi e Procaccio, nella prossima batteria di interviste preparate dal nostro Bernardo Gulotta, mentre Cantù Pesaro siamo credo nel terzo quarto, no Roberto? Sì, penso che sia finito il terzo quarto adesso. Così, finito il terzo quarto e quel di Cantù, risultato 72 Cantù, 65 Pesaro, 10 minuti terzo quarto ancora. Di Briago. Come, Mago? Terzo quarto di Briago. Andiamo a sentire la Brughi. È stato un bellissimo primo tempo, forse ci è mancato il doppio vantaggio in quel primo tempo e poi alla fine non siamo stati bravi a mantenere la porta inviolata, perché secondo me era dura, cioè non c'era la sensazione che ci potevano fare male, però è stato bravo lui a trovare il jolly e va bene così. Secondo me potevamo anche fare il secondo gol, abbiamo attaccato molto, abbiamo fatto un primo tempo perfetto secondo me, è mancato il secondo gol, poi il secondo tempo ci siamo un po' chiusi e Rascio poi ha trovato un gol, un bel gol ha fatto, perché comunque sotto all'incrocio, dispiace perché comunque abbiamo fatto una gran partita, però possiamo portarci a casa comunque la prestazione, dai. I risultati anche del girone di oggi dimostrano che è un campionato talmente equilibrato che bisogna essere bravi a stare sul pezzo per tutto il campionato, e penso che la differenza la farà la costanza a lungo termine. Ci sono tante squadre di buon livello, quindi anche noi ci siamo lì in mezzo e, come ho già detto, dobbiamo arrivare a marzo nel migliore dei modi per poter affrontare il rush finale, sperando di essere lì. Tutte le palle alte non ne piglio una, però almeno quando cerco di buttarmi in profondità e mi arriva la palla riesco a puntare, è la cosa che comunque mi piace di più. Comunque nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio oggi, comunque andiamo a San Benedetto con la consapevolezza che siamo forti e possiamo vincere in qualsiasi campo comunque. Allora, un bel duetto in sala stampa questo, Federico, no? Il talento giovane e il giocatore esperto. Procaccio ha una bella faccia proprio sincera, spontanea, e Lambrughi che dice invece dall'altra parte dobbiamo stare attenti a arrivare nella forma migliore al momento migliore, scusa, non migliore, al momento decisivo del campionato che arriverà a primavera. Sì, sì, sicuramente hanno fatto una disamina giusta del campionato che sarà. Dobbiamo sempre stare sul pezzo perché vediamo che la classifica è molto corta. Ecco, devo vedere giustamente Maracchi che mi aiuta a lanciare la classifica della Serie C1, così anche la commentiamo assieme, Federico. Sì, infatti. 4-5 punti, 4-5 squadre. Sì, siamo tutti là attaccati, perdi una partita e ti stacchi. Infatti noi dobbiamo essere bravi di rimanere attaccati al treno delle prime e non perdere la concentrazione in partite come quella che sarà domenica a San Benedetto. Allora, Fermana 23, Pordenone 22, Triestina 21, Vicenza 20, Ternana e Vispesaro 19, Imolese, Feralpi di Salò 18, Ravenna 17 e poi tutte le altre. Un gruppone di squadre. Roberto Urizio, che insomma controlla anche gli altri gironi eccetera, veramente un equilibrio incredibile rispetto a altri campionati visti in C1. Sì, beh, molto equilibrato. L'anno scorso c'è stato il Padova che ha preso e se n'è andato. Quest'anno potenzialmente, guardando appunto la classifica e le partite che deve recuperare, c'è la Ternana che potrebbe allungare un po' rispetto agli altri, però per esempio l'abbiamo vista qui la Ternana, finita il pareggio, ma era un'altra partita che la Triestina avrebbe probabilmente meritato di vincere, quindi questo
fa capire insomma che di partite facili non ce ne sono. Ieri la stessa Ternana ha pareggiato con Limolese, che tra l'altro è partita bene, però appunto non dovrebbe essere una delle squadre top del campionato, per cui c'è da lottare per tutti quanti e insomma possibilità poi di andare a perdere punti anche appunto per le squadre di alto livello ce ne sono contro tutti. La stessa Triestina è andata a perdere per esempio con il Rimini, che non dovrebbe essere neanche lei una squadra di alto livello, per cui ogni partita è veramente una battaglia e c'è da combattere, ma insomma, la crescita che sta mostrando la Triestina ci fa sperare bene. Mago, precipitato il Monza, 15 punti. Sì, stavo pensando, ci potrebbe essere anche la rinascita di questo Monza con giocatori nuovi adesso con l'apertura delle liste. Non dimentichiamo che comunque la Serie B verrà fatta di nuovo a 22 squadre, certo. Perciò ci potrebbero essere 6 promozioni dalla C. Bisogna vedere se loro fanno la prima di ogni girone e poi le altre 3 sempre con la disputa dei playoff, o se fanno direttamente le prime 2 di ogni girone. Però non è mica detto che fanno deciso. La B a 22. Sì, ma diciamo che potrebbero farla anche a 20. Da certe voci che si... Sai, noi andiamo sempre col senno di poi. Probabilmente decideranno a novembre del prossimo anno. Sì, e dopo come la Ternana resta indietro di 3-4 esatto. partite. Speriamo che la Ternana perda qualcuna di quelle 3, perché come ha detto Urizio non è che ci ha mostrato tanto potere. E poi sicuramente squadre, penso come Imolese e anche la Fermana, non penso che terranno questo passo. Bisogna stare attenti al Feral Pisaglio, e io a me fa più paura la Sebenedettese. Domenica abbiamo... Che però ha 11 punti. Domenica abbiamo un test molto molto importante. Maracchi, dal tuo punto di vista c'è qualcuna dietro invece che risalirà, che tornerà a lottare per il vertice? Ce ne sono veramente tante, ma c'è qualcuna che magari vedi un po' più attardata? No, c'è il Monza che comunque era costruita per stare su, che sta un po' deludendo, però vedremo a gennaio chi arriva, no? visto l'arrivo di Berlusconi. E anche la San Benedese comunque era all'inizio, quest'estate era quotata per stare nei piani alti, quindi dobbiamo stare attenti e concentrati perché sarà una partita difficile domenica. Certo, ogni gara è veramente una battaglia in questa C1. Torniamo alla sala stampa della Pallacanestro Trieste per sentire ancora una battuta a testa di Daniele Cavaliero e di Gianluca Mauro, mentre a Cantù 77 per la formazione canturina, 74 Pesaro. Siamo a 6 minuti e 30 dalla fine, quindi poi vi daremo anche il risultato finale. Cavaliero e Mauro, in particolare anche su Daross, su uno dei protagonisti della promozione degli ultimi anni della formazione di Dalmasson, uno dei cuori proprio dello spogliatoio e uno dei grandi talenti che insomma torna a calcare il parquet. Sentiamolo. Allora, fatemi solo spendere una parola per Matteo Daross. Sono contento, Matteo è un amico, quindi ovviamente non riesco a essere completamente obiettivo sempre su di lui, ma sono felice che sia tornato. Per lui questa è una grande occasione di giocare la Serie A da uomo maturo qual è, e per noi sarà sicuramente una pedina estremamente importante. Ma volevo solamente dire che sono contento che è tornato, si è fatto un gran mazzo in questi mesi, non avete idea di quanto ha lavorato sto ragazzo, quindi si merita almeno una parola, e sono sicuro che adesso che ha ritoccato la palla, il campo, ci farà vedere anche in Serie A di quello che è capace. Anch'io approfitto. No, basta. Approfitto, vabbè, a parte per Matteo, che ovviamente mi associo perché è uno, come ben sapete, a cui anch'io sono molto, molto legato, anche perché comunque anche lui è arrivato quando sono arrivato io, quindi con lui, con Daniele, cioè, ci sono gli storici, con lo stesso Wang, insomma, che sono andato a prendere in già. Purtroppo io mi leggo anche affettivamente alle persone perché sanno farsi voler bene oltre il canestro e la palla arancione.
A voi innanzitutto non c'è mai stata occasione, vi chiedo scusa per quello che è successo a voi della stampa riguardo il discorso della sala stampa. Adesso io insomma cercherò di essere più presente in questi mesi, purtroppo sono stato, devo dirlo, e loro ne sono testimoni, giocatori un po' assente per mille motivi, e spero che se la mia situazione di salute, che non è in questo periodo delle migliori, nulla di grave, però non è delle migliori, insomma cercherò di essere più presente, di stare più vicino a loro prima di tutto, perché comunque hanno più bisogno. Allora, Andrea, domanda d'obbligo: cosa può dare Daross in A1, che anche per lui è un grande test per la sua carriera, per il suo basket, dopo aver visto Fernandez in questo salto? Naturalmente ci attesa anche per Matteo. Certo, beh, come ha detto Daniele, ha lavorato veramente tantissimo per recuperare, ma comunque Matteo è sempre uno che ha lavorato davvero tanto. E credo che tutti noi abbiamo visto le qualità di cui lui è capace. Credo che anche in A1 possa tentare di mettere in difficoltà diversi giocatori con la sua intelligenza, i suoi movimenti e comunque la capacità di passare la palla, che insomma l'ha portato. Penso che l'anno scorso era il primo per assist di media in squadra, quindi la dice lunga sulle capacità di coinvolgere gli altri compagni. Sicuramente sarà un impatto fisico importante in cui dovrà adeguarsi e resistere, ma ripeto, credo che abbia l'esperienza dopo tanti anni di A2 sia di darle sia di prenderle, per cui insomma siamo tutti molto contenti che sia riuscito a recuperare, e adesso deve solo trovare anche lui il suo spazio in squadra. Andrea, abbiamo parlato tanto di prima squadra, ma il tuo lavoro naturalmente è orientato ai giovani talenti, al vivaio, a quello che sta crescendo per il futuro. Diamo un attimo uno sguardo d'insieme, poi ti chiederò di parlare anche di questa importante manifestazione che porterà gli under 18 a vedersela con le altre formazioni, diciamo così, dei settori giovanili delle squadre di A1. Ma intanto diamo uno sguardo a cosa sta crescendo tra i giovani dell'anno. Beh, innanzitutto abbiamo comunque aumentato sensibilmente tutti i numeri del nostro mini basket e di questo sono molto contento. Abbiamo diverse collaborazioni con tante società, siamo andati in diverse scuole. Io penso che sia veramente la base su cui fondare il settore giovanile, il fatto che i ragazzini, cioè sfruttiamo anche i risultati della prima squadra per promuovere la pallacanestro, poi che vengano a fare mini basket da noi o nelle nostre strutture, siamo contentissimi, ma l'importante è che si avvicini più gente possibile al mondo della pallacanestro in tutte le società di Trieste. Per quanto riguarda la manifestazione di cui hai parlato, una cosa molto interessante: domani tornerò a Bologna anche negli uffici della Lega per parlare anche dei prossimi impegni e delle prossime idee che hanno in Lega per costituire quello che potrebbe essere un campionato che credo tra l'altro nelle squadre di calcio si faccia già, cioè che i settori giovanili giocano prima delle squadre senior. Sì, come no, sì. E quindi ecco, tentare di fare un campionato del genere, di certo si farà l'1 e il 2 dicembre un quadrangolare tra noi, Trento, Venezia e Sassari, in cui le prime due classificate di questo torneo a 4 parteciperanno durante le finali di Coppa Italia per giocarsi la Coppa della Next Generation Cup, per cui dei settori giovanili under 18 delle 16 squadre di A1, per cui è una manifestazione chiaramente importante, la prima volta che si fa, e siamo tutti molto curiosi anche di vedere il livello generale, ecco, di questa competizione. Certo, anche perché pone anche i giovani in una situazione di visibilità, no? Che insomma dà anche soddisfazione ai settori giovanili. Cantù 79, Pesaro 76, arriviamo proprio a un finale in volata, Roberto Urizio, no? Mi pare che stai seguendo anche tu, 4 minuti al termine, due squadre insomma che sono un po' anche due avversarie dirette dell'Alma, no? Che se la stanno giocando punto a punto. Sì, sì, come diceva Pecini prima, Cantù la butta molto sulla corsa, non dico sulla bagarre, ma insomma sull'emotività sicuramente, visto anche il loro momento così un po' particolare, però
Pesaro è rientrato in partita dopo essere stato sotto di qualche, una decina di punti e adesso insomma c'è sotto di uno con anche quel tiro libero per pareggiare, quindi partita apertissima. Finale in volata. Torniamo un attimo alla pallanuoto. Sentiamo coach Bettini dopo la partita col Prorecco persa per 15-2 per parlare anche dei prossimi impegni della formazione del presidente Summer. Sentiamo questo flash con coach Bettini. È stata una partita molto molto complicata. Il Lecco è decisamente una corazzata, una squadra fortissima. I ragazzi però mi sono piaciuti, la squadra mi è piaciuta, hanno lottato su ogni pallone, hanno provato a fare quello che avevamo preparato prima della partita e il risultato è pesante, sì, 15-2 è un risultato brutto, ma nonostante questo posso dire di aver visto anche buone cose. Bora fa quei video fighissimi col drone, no? Rieccoci in studio, Eli, abbiamo sentito le parole di coach Bettini, prossimo impegno altrettanto complesso. Altrettanto complesso, sì. Sabato rigiochiamo in casa contro lo Sport Management, che è un'altra formazione costruita per vincere e per dar fastidio alle due solite che sono Recco e Brescia. Quindi una partita sicuramente dura sotto il punto di vista fisico. La settimana che ci aspetta sarà una settimana dura di carico in vista anche delle partite che poi per noi contano e che alla fine ci permetteranno di fare i punti che avremo bisogno alla fine del campionato. Certo, poi come prosegue il calendario, perché poi arrivano insomma scontri molto più importanti dal punto di vista della classifica, con l'obiettivo quest'anno di centrare i playoff, quello sarebbe insomma l'idea, il sogno, dai, mettiamola così. Alcuni arrivano qui e dicono no, dobbiamo centrare i playoff, altri vanno più con i piedi di piombo. Bisogna sempre andare con i piedi di piombo più che altro, anche per scaramanzia insomma. Prossimi impegni sono contro la Lazio in trasferta, e poi ritorniamo in casa contro la Canottieri Napoli, e quella sarà veramente una bella sfida. E io invito sempre tutto quanto il pubblico a venire alla Bianchi a sostenerci, anche perché quest'anno giochiamo per fortuna un orario discreto, giochiamo alle 6 di sera sempre in casa, e a differenza delle 3 dell'anno scorso è un orario alla quale le persone possono venire più agevolmente. Quindi invito a venire sia contro lo Sport Management per vedere altri campioni in vasca, che poi una vera sfida dove ci si giocherà punti importanti, che sarà tra 3 settimane contro la Canottieri Napoli. Certo. Allora, sono arrivati diversi messaggi, chiedo a Roberto Ulizio di aiutarmi nello spiegare, no? C'è difficoltà tra Triestina, Pallacanestro Trieste, no? A avere il classico orario di una volta della domenica per la partita. Purtroppo decidono ormai, purtroppo per fortuna, a seconda dei punti di vista, decidono le TV e si ha questa situazione per cui è un po' complesso quasi starci dietro. Sono tutte queste esigenze televisive, il calcio ha... ovviamente Eleven Sports, ma c'è Sport Italia, c'è la Rai, che tra l'altro quest'anno entrambe stanno seguendo abbastanza assiduamente la Triestina. Secondo me, tutto sommato, al di là di questo problema con gli orari, è un dato comunque positivo di interesse anche a livello nazionale. E per il basket anche c'è ovviamente Eurosport, c'è la Rai, c'è Sport Italia, no in questo caso, ma insomma sono tante esigenze da conciliare, e quindi gli orari praticamente, cioè, il classico orario delle 15 e delle 18 ormai praticamente non lo vediamo mai. Domenica prossima la Triestina giocherà alle 2:30 normale, diciamo, quindi almeno quello sarà, come dire, canonico. Almeno quello è canonico, mentre il basket è impegnato a mezzogiorno. Esatto. In casa. Cantù 79, Pesaro 81, due minuti al termine, ora 81 pari, quindi si va in volata. Andrea, da questa partita cosa emerge, visto che si tratta anche del prossimo avversario Cantù e ci sono anche dei problemi societari di cui tra qualche istante parliamo, si rischia insomma che la società possa fallire, insomma sono situazioni molto, molto complesse. Andrea. Ma
A costo di essere ripetitivo, mi sembra che il piano è sempre quello. Cioè Cantù, siamo sempre lì. Sì, guarda, questa è una palla persa che Cantù ha forzato. E adesso vediamo un attimo chi si prenderà la responsabilità di provare a risolvere la partita. È il momento dei go-to guy, insomma. Sì, penso che, ti dico, che giocheranno comunque con grandissima intensità fino alla fine. E in questo finale io penso che Cantù, essendo in casa, possa avere quel guizzo decisivo per portarla a casa. Andrea, quanto è cambiata la 1 da quando giocavi l'ultima 1 che hai fatto tu? Ma adesso nel vederla, l'ultima che ho giocato io era a Capodorlando. Obiettivamente credo che il livello fisico sia ancora più esasperato, sì, cioè ancora più esasperato, perché atleti. Ricordo che insomma noi abbiamo portato a casa una salvezza comodissima, ma insomma io ero un giovanotto in confronto a Nicevic, Basile e Soragna che erano già più vicino ai 40 che ai 35, ecco. E con un paio di americani come Arci e Seth Henry, insomma, abbiamo portato a casa un ottimo risultato, ma perché sapevamo giocare molto bene, per cui riuscivamo a compensare magari alcune lacune fisiche con il gioco. Adesso vedo che veramente ci sono, fino all'ottavo, nono giocatore, veramente tutte le squadre sono copertissime e molto lunghe in quanto a fisicità. Certo. Allora, 1 minuto e 22 se non sbaglio il termine, 82 Cantù, 81 Pesaro. Andiamo a vedere invece dalla sala stampa del Rocco le lodi ad Andrea Procaccio, che il mister avversario ha confessato, insomma, non conosceva più di tanto, ma che lo ha impressionato per il match giocato da parte dell'attaccante, del giovane attaccante della Triestina. Sentiamo. Quattro attaccanti piccoli molto bravi. Procaccio, come aveva detto lei prima della partita, ha fatto molto bene un'altra volta. No, veramente una sorpresa sto ragazzo, perché non lo conoscevo onestamente. Oggi ha fatto bene, ma anche in Coppa Italia ha fatto molto bene. Quindi Procaccio ad esempio ha fatto una crescita costante proprio gestendosi i quarto d'ora, i 20 minuti, il tempo, poi la partita. Adesso Procaccio è un giocatore importante per questa squadra, è un titolare a tutti gli effetti. Grazie al mister che mi sta dando fiducia. Adesso con queste poverini Pablo e gli altri, sto trovando un po' più spazio. Io mi metto sempre a disposizione quando mi deve buttare dentro. Se devo partire, devo fare 90 minuti, o devo fare 10 minuti, 2 minuti, do sempre il massimo, quindi sono contento, dai. Primo tempo praticamente perfetto, sempre palla a terra, velocità. Bene, allora me ne parlava anche Federico Maracchi prima di iniziare la trasmissione, no, di Procaccio, delle sue qualità che mostra anche in allenamento, molto importanti. Sì, sono contento perché è un ragazzo che merita, si impegna sempre in allenamento e la prima parte del campionato, quando entrava, è sempre stato decisivo, ci ha sempre dato una grossa mano, e adesso con l'infortunio di Granoce, di Mensah, ha l'opportunità di giocare da titolare e la sta sfruttando alla grande. Bene, quindi intanto si rischia il supplementare, 84 pari, 25 secondi dal termine, Cantù contro Pesaro. Mago, mi aiuti a fare un po' di Maracchi story, perché tu lo conosci bene, anzi, tra l'altro quando il Mago fa una di quelle battute del tipo ma non ti ho ancora visto il Caffè dello Sport ieri, ecco che arriva Maracchi, quindi insomma ti manca solo il pendolino per azzeccare gli ospiti. Mago, ci racconti di Maracchi? Eccolo qua. Sì. Maracchi è stato 2 anni con me nella Triestina. Lui come giocatore, io come dirigente, lo dico accompagnatore. E Maracchi è un giocatore che a me è sempre piaciuto, tra l'altro. È un generoso, sembra lento ma non lo è, ha un bel calcio, salta bene di testa, e il ruolo suo è proprio quello dove sta giocando. Mi pare che proviene da San Giovanni, giusto? Sì, sì, sì. È stato 2 anni con noi, abbiamo fatto il ritiro a Ravascreto, eccetera, tante storielle anche così simpatiche, diciamo, no? E poi ma il Mago raccontava le barzellette anche no. Il ritiro? No, era più... No, io so, in quella veste era serio. Era serio. Non posso credere. E in questi 2 anni, secondo me specialmente, ha fatto anche delle apparizioni in Serie B. Certo. Un paio di volte. A fine anno noi avevamo dei contratti con le società dilettantistiche. Con Vittorio Russo è stato fatto un lavoro proprio capillare. Il primo anno i ragazzi venivano da noi e si dava 500 euro per il prestito. Il secondo anno, se rimanevano, davamo 1.500 e arrivavamo a 2.000. Il terzo anno dovevamo tenercelo o
tornarono indietro con altri 3.000 che poi alla fine facevano 5. Mm. E ti dico, il primo anno ho fatto tutto il campionato bellissimo della primavera, Milano, Inter, Atalanta, eccetera. Secondo anno ho fatto apparizioni in prima squadra, in panchina, spezzoni, eccetera. Il terzo anno un dirigente con potere, quel giorno ha bevuto poco e si vede che ha avuto l'idea. Non solo quel giorno. Ha avuto l'idea di dire diamoli indietro. È andato a San Giovanni. Spartaco, che è una persona bravissima, buonissima, che io sempre lo darò finché posso farlo. Ventura, giusto? Spartaco sì. Ventura ha trovato la possibilità, dalla prima categoria, mi pare faceva seconda qualcosa, di andare in eccellenza a Muggia. E lui è andato a Muggia e ha dimostrato il valore che lui. E ha cominciato poi subito a fine anno, Treviso e poi Pordenone, Venezia, Novara, Trapani, eccetera. E finalmente qui con noi ho potuto abbracciarlo. Federico, è stato bravo il mago a ricostruire le tappe. Com'è stato tornare però da giocatore maturo alla Triestina, tra l'altro in un anno così importante, no? Centenario, e soprattutto, e lo dirò continuamente quest'anno, questo entusiasmo che si respira di nuovo? Sì, ti dico, è un sogno che avevo fin da ragazzino. Io ho fatto la primavera, ho avuto l'opportunità di sortire in Serie B, però ero sempre aggregato, non facevo parte della prima squadra. Quindi tutto questo percorso mi ha portato ad arrivare qua, sono contento, ed era quello che qualunque ragazzino che inizia a giocare a Trieste vuole arrivare. Hai visto il messaggio? Questo ragazzo in Serie A si farà fatica a trattenerlo. No, ormai sono vecchio per andare in Serie A. Vabbè, insomma, però penso faccia piacere. Però ecco, è stato un percorso che mi ha portato qua in un anno importante come il centenario, e quindi la ciliegina sulla torta. È il primo gol che hai fatto sotto la curva. È il primo gol, sì. È stata un'emozione. Quello ti resta nel cuore. Sì, perché dico, andavo con mio nonno a vedere le partite a Rocco, ritrovarmi in campo e segnare poi sotto la furma è stata un'emozione molto molto intensa. Roberto, cosa rappresenta Maracchi per questa Triestina, per questa squadra, mentre siamo ai secondi finali di Cantù Pesaro, Roberto? Beh, un giocatore importante che insieme a altri ragazzi dà anche quel nucleo triestino che è sempre mancato poi da tanti anni, quindi che sta dando lui, Steffè, Pizzul, vabbè, sta giocando meno, ma comunque lo stesso Kodromaz, Triestino, insomma, è un qualcosa che secondo me non è determinante, non è decisivo, ma dà un valore aggiunto che aiuta sicuramente. E poi, insomma, è un giocatore di qualità e di esperienza, al centrocampo direi che si è fatto sentire da subito, ha segnato anche già due gol, quindi è un elemento importante. Adesso ieri non ha potuto giocare ovviamente per l'infortunio, ha giocato Steffè, che tra l'altro ha fatto una buonissima partita, direi che rispetto all'anno scorso a centrocampo, lo dicevi tu anche prima, siamo decisamente meglio coperti e anche un po' più fisicamente più prestanti. Un'altra marcia, seguiamo a questo punto, se riusciamo in presa diretta, quella che potrebbe essere l'ultima azione tra Cantù a quota 84, Pesaro 87, quindi 3 di margine, azione potenzialmente decisiva per Cantù, tiro dalla lunga distanza sbagliato da parte dei canturini, rimbalzo di Pesaro, fallo sull'americano che in questo momento aveva il possesso, e Pesaro che a questo punto va vicinissimo a portarla a casa, Andrea, no? Eh sì, inspiegabilmente non hanno fatto fallo, hanno lasciato tirare da 3 punti, per loro fortuna hanno sbagliato, ha preso rimbalzo. Ma stile un po' NBA, no? come scelta, no? Della serie, sì. Si gioca senza pensare alla tattica. Sì, sì, sì. Per noi insomma non è così. Bisogna vedere nella faccia del Cedro, mi sembra che non era quello che volesse, però è andato non bene a Pesaro. Non era esattamente il dettame dell'allenatore. E adesso McCree, insomma, che ha guadagnato un fallo tirando da 3 punti nell'azione precedente, e, insomma, la porta a casa sigillando i tiri liberi, per cui poi tira da 5 o... Quindi insomma Pesaro, dopo aver battuto Trieste in casa, conquista, anzi va vicino a conquistare, adesso Cantù ha tirato da 3, forse abbiamo parlato troppo presto, 87-89, va ancora avanti. Noi ci vediamo l'arrivo della corsa dei due Castelli che ha animato la domenica mattina a Trieste, ha vinto Ahmed El Masuri tra gli uomini e Teresa Montrone fra le donne, l'azzurro dell'Atletica Casolino
stagione, è stato autore di una prestazione rilevante, 30 minuti e 13 secondi sui 10 km, mentre la pugliese è arrivata sul traguardo con il tempo di 37 minuti e 43 secondi. Vediamo proprio 10 secondi il finale di questa corsa ai Due Castelli, impegnativa, perché da Miramare a San Giusto, passando per Piazza Benco e per quella Salitone in Pavè che abbiamo detto più volte con Gamba la settimana scorsa, spacca gambe. Sentiamola, poi parliamo di un'altra gara. Maturi, atleta, casone Noceto, e lui il vincitore della corsa dei Castelli 2018. Grandissima prestazione, ed ecco qui, ed eccoci. Arrivo e abbraccio sul traguardo, intanto Pesaro ha vinto, no Andrea? Sì. E quindi dopo la vittoria con l'Alma aggiunge altri due punti in classifica, quindi Pesaro a quota 6, ha raddrizzato parecchio questa prima parte di stagione con queste ultime due partite. Sicuro, sicuro. È una differenza canestri che si porterà dietro nel ritorno con Cantù. Però sicuramente, insomma, penso che sono molto soddisfatti a Pesaro di questo inizio di stagione. Vabbè, insomma, a questo punto veramente raddrizzata la classifica, e Cantù che arriva a Trieste domenica alle 12. Restando invece sul fronte della corsa del podismo, con Roberto Urizio per parlare della corsa della Bora. 6 di gennaio, diverse competizioni che animeranno il Carso, anche molto spettacolari, non solo per chi vi partecipa, ma per i percorsi che ha la corsa della Bora. Sì, sì, assolutamente, sono 4 gare, diciamo, competitive. Si va dagli 8 km, quella più breve, alla più lunga che arriva a 164 km, che non so neanche come ce la fanno, che tocca anche la Slovenia, addirittura va quasi fino in Croazia. I famosi Ironman, no? Esatto, esatto, l'Ultra Trail. E due di queste gare hanno già raggiunto il tetto delle iscrizioni. Ci si può ancora iscrivere, ma si resta in lista d'attesa. Per le altre c'è tempo fino a prima di Natale, sostanzialmente. E mi sembra, adesso se ricordo bene, fino al 3 gennaio per quella più breve. Comunque sono una gara che arriva alla quarta edizione, complessivamente sono già stati superati 1200 iscritti fra le 4 gare appunto competitive, poi ci sono anche quelle non competitive che fanno passeggiate anche in Val Rosandra, Montermada, insomma un po' di così più gita della domenica con anche così pause enogastronomiche interessanti, quindi insomma un appuntamento che sta diventando sempre più importante nel giro appunto della corsa in montagna. Iscrizioni? Iscrizioni sul sito, che è www.s1.s1trail.com. Bene, bene, se no insomma si scrive Corsa della Bora sui motori. Sì, 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 si trova anche si così. Andrea Pecini, visto che stiamo vedendo anche la classifica della 1, anche guardando i risultati di questa giornata, no? Pistoia che ha vinto a Sassari 113 a 111, che è un risultato, sembra 48 minuti NBA per arrivare a quel punto, e tanti altri risultati insomma interessanti. Brindisi che vince con Brescia 72-65, poi vabbè la Reyer che ha perso in casa con Milano in questo scontro che potrebbe essere la finale scudetto di soli 3 punti, Varese che ha vinto in trasferta a Cremona, e a questo punto anche il risultato ovviamente di Cantù con la vittoria di Pesaro. Anche qui dimostrazione di equilibrio e di sorprese giornata dopo giornata. Beh, su 8 partite abbiamo 5 vittorie delle squadre in trasferta, direi che è significativo per capire qual è il livello del campionato. Oltretutto abbiamo 6-7 squadre italiane che fanno le coppe tra Eurocup, Champions League e questo dici Eurolega. Pesa poi, no? Pesa inevitabilmente, poi vai un attimo anche a periodi, no? Magari a periodi di forma in cui fai un filotto che vinci 4 partite in due settimane e dopo magari sei un po' più scarico e le paghi, come secondo me è successo con Brescia da noi, che è venuta qui in ritmo e tutto, dopo però ha faticato e l'ha persa all'ultimo, poi ha perso l'ultimo di nuovo, è riuscita a vincerla in casa all'ultimo, ma insomma vedi che stanno un attimino arrancando, no? Certo che una squadra come Pistoia, che insomma sembra avere insomma dei limiti anche abbastanza evidenti, segnare 113 punti in Sardegna è veramente tanta roba, insomma. Qualcosa che colpisce. Sì, e tra l'altro secondo me erano anche con un giocatore americano in meno, se vado sempre a memoria dei giornali che ho letto.
Ma è chiaro che le squadre come Pistoia, come Pesaro, come quelle che come le squadre che non fanno le coppe come noi possono un attimino sfruttare la stanchezza dei viaggi. Cioè, sicuramente Sassari non è molto agevolata nel fare le coppe perché dovrà sempre utilizzare ovviamente aerei e quindi spostarsi dall'isola sicuramente ti porta via risorse energetiche importanti. Ripeto, le squadre che non fanno le coppe sono un attimino più possono essere un po' più solide in campionato, ecco. Allora, prima del consueto finale con il nostro mago sempre più scoppiettante, Federico, ti chiedo le chiavi della partita del prossimo match della Triestina, dove si vince la prossima gara dell'Unione? Sarà una partita sicuramente difficile, in un campo difficile dove i tifosi sono molto caldi, non stanno andando bene, quindi avranno sicura voglia di far bene. E noi dobbiamo andare con la stessa mentalità che abbiamo avuto in tutte queste partite, di non mollare su ogni pallone, avere la giusta cattiveria, e sono sicuro che potremo portare a casa un risultato. Elia, quando vi rivediamo invece alla Bianchi? Che importante, perché insomma siete seguitissimi, sabato? Questo sabato alle 6 alla Bianchi. Bene, quindi l'altra occasione di vedervi in acqua con un pubblico che si conferma straordinario, tra le 800 e le 1000 persone sempre puntualmente in piscina. Assolutamente sì, è un'elite in A1 avere un pubblico come il nostro, quindi continuate a venire a vederci, anche sempre più numerosi insomma. Bene, Mago, è il tuo momento, so che le puntate sono tante, ma tu ricarichi sempre in settimana di Barzellette. Prima un saluto, un abbraccio a due fratelli sportivissimi, sì. Sofia e Federico. Evviva Sofia e Federico. E dopo una Barzelletta, insomma, prendiamo un esule intanto per cominciare. Al confine arriva uno di questi, diciamo, istriani, e il finanziario dichiara niente. E quella scatola cosa c'è? E quella scatola di un pappagallo. E lui che dici, ma l'ha pagato la tassa? No, perché pappagallo vivo se 250 euro, è morto se 20 euro. E te senti quella, Pepi, non te farà mica il mona, no? Grazie Mago, grazie a tutti, appuntamento a lunedì prossimo, ore 21, Tele4, con il Caffè dello Sport. Ciao!